Funziona niente, cazzo. Oggi sono 1965 giorni che ho smesso di parlare. Ho appena mangiato i maccheroni delle 7 del mattino, bianchi con olio e grana. È da un paio di mesi con un indolenzimento al polso. Col tennis ho scoperto che sono un insieme di fasci di tendini e muscoli delicatissimi. Devo stare meglio. Devo stare attenta al polso che vale il 9% della spinta. Lo dice il mio allenatore che si intende di biomeccanica. Lei è mia madre. È lei che cura la mia carriera. Mi tormenta tutti i tornei e viaggia per il mondo con me così da avere sempre racconti da fare invidia alle sue amiche. Non ha niente da fare, ma non si dà pace.
piuttosto si inventa ossessioni. La sua più grande sono io. Questo è mio padre. Ha 7 giorni di lavoro a settimana. È temuto e rispettato da tutti. Dice che è bravo e dice che io non devo essere da meno. Lui non viene mai a vedermi giocare. E forse è meglio. L'ultima volta che è venuto non ho messo una palla in campo. Questa è una tipica cena in casa Stefanini. Mia madre mi tartassa sul mio stato di forma e su cosa dice l'allenatore. Mio padre invece è come se non ci fosse. Nei pochi momenti che non lavora inventa giochi di società medievalisti. Adesso sta collaudando Siena, un gioco sulla conquista del potere. Finge di essere 3 giocatori diversi. Io sono Lucrezia, ho 21 anni e gioco a tennis. Grazie. Buona visione. Grazie. Sì, dai. Centrale. Va bene, va bene. Che tonto che sei, caro. Vieni. Oh, Dio. Vieni, alzati. Mettiti qua. Stai attento. Attento adesso, eh. Mm-hmm. Sto molto attento. Buonasera. 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 Guardi, in prima fila c'è un sedile rotto. Grazie. Arrivederci. Ciao. I romanzi rossi tanto celebrati perché rifletterebbero la vita com'è e perché ciascuno dovrebbe riconoscersi nell'uno o nell'altro dei suoi personaggi. Non contengono neppure una particola della verità. Ma io mi sono sorpreso 1000 volte a desiderare un'avventura di quelle narrate nei romanzi rossi, a desiderarmi in una di quelle situazioni che sarebbero, secondo alcuni, la vita di tutti i giorni. Avventure, invece. Ebbene, ora mi ritrovo qui. Osservo il marmo di questo tavolino, queste macchie anulari di vino, le tracce dei bicchieri, questo portacenere pieno di mozziconi. In una parola, non so più quanto tempo sia che ogni notte, ogni mattina, mi domando in definitiva. E poi? Ma immaginiamo che intraprenda un viaggio verso la nebulosa di Andromeda. Ecco, sono sicuro di non arrivarci, perché la vita non basterà per correre tanto spazio e morrò prima. Tuttavia, io viaggio verso la nebulosa di Andromeda, verso Asfu, la brillante città. Però non ci arriverò mai. Ebbene,
Ecco cosa intendo per felicità. Ecco l'unico modo possibile di concepire la felicità. All'età di 12 anni mi hanno mandato a vivere in un'accademia tennistica in Argentina. Si faceva anche scuola, anche se io lo spagnolo non l'ho mai capito. Comunque, a furia di colpire palline, mi hanno dato anche un diploma. Anch'io vorrei che tu restassi qui. Papà è lì. Qui è un incubo. Non ti preoccupare, ci penso al babbo a farti vedere come si fa. Cosa ci fai con quel libricino? Non farai mica lo scrittore. Ma che? Passo il tempo. È tardi. Tre nella uno. La quattro, niente. E la uno nella cinque. Ma come l'ho fatto? Testa da tre. Ma cazzo lo monto questo adesso? Sono 20 minuti che aspetto, non c'era nessuno. No, mi scusi, avevo di sopra. Ma il film è già iniziato? No, i titoli di testa adesso, vai. Uno. Il riscaldamento è acceso almeno? Certo. Thank you.
La vita non è né brutta né bella, è varia. Ecco perché bisogna sempre stare in guardia, perché non è lineare e progressiva per nulla. È come il punteggio nel tennis, un caos che deve sempre terminare, ma che per farlo può compiere infiniti giri. Non come nel calcio, con una squadra che vince 2-0 può chiudersi ad aspettare il fischio dell'arbitro. No, nel tennis devi giocare fino all'ultimo punto. Devi fare almeno 4 punti per fare un game e dopo si ricomincia da capo. Si deve ridimostrare la propria superiorità. 6 game per fare un set, di nuovo da soli a picchiare sodo, a ricominciare sempre dall'inizio. Perché finché tu non metti giù l'ultimo punto, l'avversario può rientrare in partita e nessuno può fare melina. C'è tutto il tempo. Devi solo vincere. Sì? Ah, è il solito. Cioè? Caffè. Ah, caffè, sì. Arrivo, Fabi, eh? Grazie. Come va? Bene, bene, bene. La Cinzia, la mia collega, la biondina, è presente. Ha ricominciato a piangere. No, è che non ce la fa più, non ce la fa più. Lorenzo non si accorge più di lei. Si addormenta sul divano. Non le scalda più i piedi nel letto. No, guarda, pensare che... quando si sono messi insieme erano una coppia bellissima, guarda, veramente bella. Lei è un po' secchina, devo dirti, un po' troppo magra. Lui però un bel moraccione, è il suo, un bel ragazzo. Il notaio di Scapolo, e non ancora vecchio, ma maledettamente timido con le donne, spense la luce e si dispose a dormire. Pronto? Impresa ardua? Sì, ecco, io ho una casa non finita e mi domandavo se volevate finirmela. Di norma tendo ad evitare locali pubblici. Odio vedere gli altri e soprattutto odio essere riconosciuta. Ma negli ultimi tempi ho coltivato una mania, una sorta di prova. Quando non ce la faccio più, esco. Yeah.
Mi succede che quando la prova fila via liscia, porto a casa come ricompensa un piccolo furto, un souvenir integro. Quando fallisce, invece, allora è un problema. Ma che succede? Stiamo allestendo il cantiere. Mamma, ma verrete? Oggi non ho dimostrato nulla della mia bravura. Oggi ho fallito l'occasione di mostrare quello che so fare, eppure ho vinto. Se questo è il mio destino, se questo è ciò che tutti vogliono da me, allora questo e nient'altro farò, neanche parlare. Thank you.
Fabio Donini, 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 Donini Fabio, Donini Fabio, Donini Fabio, Donini Fabio, Donini Fabio, Fabio Donini, 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 Fabio Donini. Mia madre dice che sono bella. Io non vedo cosa possa significare. Non so nemmeno perché me lo dica. Forse pensa che mi possa far piacere. Io so solo che dovrei crescere la massa muscolare, che le spalle non sono uscite come dovevano. Sono troppo femminili. Per fortuna le gambe riescono a caricare bene, il dritto ha una buona potenza esplosiva. So anche che manca poco al torneo ed ho ancora male al polso. Come vanno gli allenamenti? Questo è l'anno giusto per sfondare. Devi mostrare il tuo talento. Dobbiamo iniziare nel migliore dei modi. Sì. Come procedono i lavori? Bene. Bene.
A me sembra tutto come prima. Stiamo allestendo il cantiere. Che era organizzato tutto per Nicola. E invece poi c'è andato Stefano. Doveva accompagnare all'appuntamento e invece poi sono rimasti a casa. Sai come vanno le cose, un bicchiere tira l'altro. No, Nicola ha telefonato a Stefano tutta la sera e Stefano non ha risposto. Allora Nicola ha fatto chiamare la Giusy e a quel punto Stefano ha risposto. Hai capito lo stronzo? No, ma guarda, Nicola secondo me non ce la può fare. No, no. Poi scusami, col lavoro che fa? Il portiere di notte, ma ti pare che uno possa pensare di trovare un qualcuno, fare un incontro facendo il portiere di notte? Ma scusa, ma cambia mestiere, fai il farmacista, il bagnino, l'operaio, il commesso, qualsiasi altra cosa, però sinceramente il portiere di notte... Serve qualcosa? No, no, a posto. Pago il caffè. No, uno scocciatore. Perdonatemi, andate lontano voi. Ad Asfu. Asfu. Nebulosa di Andromeda. Capperi. Ci andate per affari? No, così, per studio. Vado all'università. Ah. E voi? Andate lontano? No, scendiamo a Lavvi. Beato voi, andate così lontano. Ad Asfu poi, la più bella città dell'universo. Dicono ci siano certe donne e che case da gioco. Non saranno poi tanto belle queste donne. Date retta a me. Dal momento che sono invisibili. Invisibili solo per i galassiani. E tutte le straniere dove le mettete? Che porca vita. Sempre in su e in giù per questa linea. Oggi ho fatto una Veronica. Penso sia il colpo più difficile. È una volle di rovescio alta sopra la testa. La si fa retrocedendo, in equilibrio precario, con le spalle alla rete. È difficilissimo imprimere potenza e tenere un buon controllo. La palla mi è uscita di un dito. La mia compagna di squadra mi fa peccato, era un bel colpo. Io penso che non esistano colpi belli ma fuori. Un colpo fuori è un punto per l'avversaria, nient'altro. Una palla è buona se è dentro. 2 millimetri più in qua o 2 millimetri più in là dicono tutto di una palla. Così un gesto dice della persona. Il signore che oggi mi ha ceduto la panchina è una persona buona. Thank you.
so sad. I long to try something I never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is so cold and I'm so, so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got the moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? It said that the thrill of romance can be like a heavenly dream, and I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, la ragazza. Someday we'll meet. Bella. You'll dry all my tears, and then you whisper sweet little things in my ear, hanging in a kiss. And oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? Croce. No. Croce. Stiamo ancora allestendo il cantiere. Croce.
Ciao. Sei una tennista. Giochi a tennis. La mia è passata francese, l'ho scritto. Mi ha detto che ne han promossi solo 7. E lei è passata con 28. La mia Francesca prende sempre 30. Sempre! L'altro giorno un prof le voleva dare 29. Lei si è infuriata. Pensate, gli fa. L'ha visto il mio libretto? O tutti hanno sbagliato, oppure è lei che ha torto. Beh, 30. Ma lingue tra le più difficili. Ma anche la mia Francesca fa lingue. A Bologna? No, no, a Venezia. Ah, mi sembrava. A Bologna è impossibile prendere 30. E te, Lucrezia, come ti va invece? Diciamo qualcosa quest'anno? Quest'anno andrà sicuramente meglio. Abbiamo cambiato allenatore. Vedo già dei risultati eccellenti. Passaporti, signori, passaporti. Chi prosegue per la testa di cavallo? Passaporti. Guardate quanti marziani in questa stazione. Sono doganieri e anche alcuni plutoniani. Che visi antipatici questi settentrionali. Shh, possono sentirti. Un vostro compaesano, un terrestre. È certo un poliziotto. Intraprendenti però quelli del sistema solare. Ma cara, dov'è il sistema solare? Dio caro, vuoi che conosca tutti i sistemi dell'universo? Oh, com'è piccola la testa di cavallo! Ma no, è che se ne attraversa soltanto un pezzettino. Quell'anellino deve avervelo regalato qualche bella ragazza del sistema solare. La vostra fidanzata, forse? No, mia madre, al momento di partire. No, scusa, è occupato. Sto aspettando qualcuno.
like a factory line. I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass. Faccio il proiezionista e biglietti, un po' tutto. Ah, sei venuto per il film, eh? Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io sto cercando due coperchi piatti. Devo riparare uno svolgifilm e allora volevo metterli per tenere ferma la pellicola, perché noi ci arrivano i film a pezzi, allora... Bene, sì. Sì. Va bene. Ma la bottiglia? In omaggio. Due coperchi e una bottiglia di vino in omaggio. Ah, perfetto. Grazie. Cose che tu hai visto solo nei film.
salti in aria a causa della dinamite e le questioni di tempo risolte all'ultimo secondo, le labbra sulla pistola, se tu ti muovi ti sparo. Solo nei film, le astronavi ed i loro alieni che veniamo dal futuro e torneremo nello spazio in una dimensione che quasi sempre è parallela. Fuori! Ho detto fuori! E portatevi via tutto! Sto organizzando un pranzo per inaugurare la mia casa nuova, che è poi la vecchia. Comunque, ci vuoi venire? Ma ci saranno tutti i miei amici, non puoi mancare tu. Insisto, vieni. Ciao. Prego, entra. Dunque, Mauro. Ecco, Sebastian.
Siamo nell'America dell'Ottocento e un uomo, stanco del suo viaggio, sta cercando una stanza per passare la notte. Entra in un primo hotel che trova sulla strada, ma il portiere con rammarico gli dice che c'è una grossa fiera in città e che difficilmente troverà un alloggio. Ma il nostro amico, imperterrito, continua la sua ricerca. Purtroppo però la fiera aveva veramente riempito ogni alloggio. Allora, disperato, tenta in un ultimo hotel. Questa volta il portiere gli dice che una stanza ci sarebbe, ma che quello è un hotel solo per neri e che quindi lui, bianco, non può alloggiare. Cosa fa? Esce, entra in un bar, si tinge la faccia di nero e rientra nello stesso hotel. Il portiere non lo riconosce e gli dà la stanza. Sale in direzione della sua camera e del meritato riposo e all'ultimo momento si ferma e dice un'ultima cosa. Domattina ho un treno alle 7.45, posso avere la sveglia alle 7? Il portiere dice certamente, sarà fatto. Il mattino dopo però il portiere lo sveglia alle 7.24. Si scusa con varie giustificazioni del ritardo e lui in fretta e furia salta la colazione e riesce giusto giusto a prendere il treno alle 7.45. Eccolo lì, seduto sulla sua comoda poltrona, quando arriva il controllore che lo appella energicamente, gli dice: «Scusi, ma lei cosa fa qua? Questo è un vagone solo per bianchi, lei nero non può stare». Allora lui sorride, prende un fazzoletto, si strofina la faccia e guarda, ma è ancora bianco. Allora corre in bagno, si lava la faccia, si guarda allo specchio, ma si vede ancora nero. Allora io mi domando, sarà forse che il portiere ha sbagliato stanza? Ui, guanti. Ci vediamo al parco. Allora, la ragazza è pronta? Pronta, pronta. Davvero? Anche il servizio è migliorato? Tutto, migliorato, tutti i colpi hanno migliorato. Veramente. Ecco, lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio, come è giusto che sia quando la sua testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché, e tutto viene dal niente. Niente rimane senza di te. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Non è poi così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, aspettare a meglio, a un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è. E tutta la vita gira infinita senza un perché, e tutto viene dal niente.
mai, lei non dice mai niente. Ciao. No, valutavo se iniziare a fumare, ma... No, niente. Niente prima sigaretta. Allora entra pure, io vado di sopra a proiettare. Buona visione. Thank you.
I romanzi russi. I romanzi russi, tanto celebrati perché rifletterebbero la vita com'è e perché ognuno dovrebbe riconoscersi nell'uno o nell'altro dei loro personaggi, non contengono neppure una particola della verità. Ma io mi sono sorpreso mille volte a desiderare un'avventura di quelle narrate nei romanzi russi, a desiderarmi in una di quelle situazioni che sarebbero, secondo alcuni, la vita di tutti i giorni. Avventure, invece. Ebbene, ora mi ritrovo qui. Osservo il marmo di questo tavolino, queste macchie anulari di vino, le tracce dei bicchieri. In una parola, non so più quanto tempo sia che ogni notte, ogni mattina, mi domando in definitiva, e poi? Ma immaginiamo che intraprenda un viaggio verso la nebulosa di Andromeda. Ecco, sono sicuro di non arrivarci mai, perché la vita non mi basterà a percorrere tanto spazio e morrò prima. Tuttavia io viaggio verso la nebulosa di Andromeda, verso Asfu, la brillante città, verso l'università di Asfu. Però non ci arriverò mai. Ebbene, ecco appunto che cosa intendo per felicità. Ecco l'unico modo possibile di concepire la felicità. It's gonna take a little time while you're waiting like a factory line. I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass. Adesso glielo riporto. Your way.
Proprio in quello che non so, ma non credo.